a tutti ragazzi, bentornati su Fumetti Senza Paura, oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale. In questo video parleremo di Flash e Zagor, La Scure e il Fulmine, edito in Italia per Sergio Bonelli Editore in collaborazione con DC Comics. Primo incontro fra questi due personaggi e primo incontro anche per quanto riguarda insomma una storia completa del crossover Sergio Bonelli DC Comics. Crossover che era stato annunciato insomma a Lucca Comics 2018 e ormai sono passati insomma parecchi anni e dopo tanti albetti zero, eccoli qua, qui vediamo quello di Flash e Zagor, finalmente arriva in libreria anche il crossover con la storia completa. Prima di iniziare però vi esorto, se volete, ad andare a dare un'occhiata all'intervista che ho fatto a Mauro Ozzeo e Giovanni Masi oramai un anno fa per quanto riguarda insomma questo albetto numero zero che vedete qui tra le mie mani. Intervista che vi lascio qui sopra nelle schede, chiacchierata che è stata veramente molto molto interessante in preparazione proprio della lettura di questo volume. Storia che vi dico già non mi ha convinto al 100%, non è una storia che mi ha fatto urlare al wow che figata, insomma è stata deludente per quanto mi riguarda. Una storia che è disegnata in maniera secondo me egregia da Davide Gianfelice, i disegni infatti sono ad opera sua, bisogna però citare anche i coloristi perché hanno fatto anche loro un grandissimo lavoro, quindi bravi Adele Matera e Luca Saponti perché avete fatto un gran lavoro, bravi anche Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, anche se sinceramente questa occasione di far incontrare questi due personaggi io l'avrei sfruttata un pochettino meglio. Purtroppo però io non scrivo fumetti, quindi la mia opinione ragazzi è semplicemente quella di un lettore che ha letto questa storia e insomma non gli ha entusiasmato più di tanto. La copertina è a opera di Gabriele Dell'Otto, copertina stupenda che ritrae insomma Flash e Zagor in questa posa plastica che però è veramente fantastica ragazzi, bellissima questa edizione variant. Esiste anche una versione regular, ve la lascio qui a fianco a me così la potete vedere, ad opera proprio del disegnatore di questa storia, ovvero Davide Gianfelice. Il volume si apre con quello che abbiamo letto nel volume 0, che è compreso insomma qui dentro al volume, dove vediamo sostanzialmente questo ragazzino intrappolato insomma nella forza della velocità che cerca di chiedere aiuto per non si sa che cosa. Vediamo anche insomma un'introduzione al personaggio di Flash e ai suoi nemici e vediamo anche insomma il primo incontro fra questo ragazzino e Zagor, incontro che viene in maniera abbastanza rocambolesca e che fa ritrovare Zagor insomma di fronte a tutta un parterre di nemici storici proprio del nostro insomma spirito con la Scure, nemici storici che nonostante insomma gli anni che hanno sulle spalle, disegnati da Davide Gianfelice, insomma sembrano insomma quasi seri, no? Perché possiamo dirlo che Zagor è un personaggio un po' anacronistico, per quanto mi riguarda è rimasto un po' troppo cristallizzato nel tempo, è uno dei motivi per cui non lo seguo sulla sua serie regolare. Bisogna dire che in questa storia è stato svecchiato veramente tanto e insomma me lo ha fatto apprezzare nonostante tutto. Il problema sostanziale, li vedremo dopo, sono insomma alcune scelte narrative che hanno fatto i due autori. La storia inizia con Thunderman, eccolo qui, che appare all'improvviso in questo villaggio distruggendo e facendo insomma una carneficina, e disegna sopra al ragazzino che vediamo all'interno del prologo il fulmine di Flash, ma non solo su di lui, infatti nell'altro universo, nell'universo DC, Barry Allen si ritrova insomma coinvolto tramite la polizia scientifica in questo ritrovamento di una fossa comune gigantesca con dentro tantissimi cadaveri, con tutti riportanti diciamo così il simbolo di Flash proprio sul petto. Il ragazzino che è riuscito a sfuggire da questa carneficina va a chiedere aiuto a Zagor dopo insomma un incontro un pochettino rocambolesco e gli racconta tutto quello che è accaduto. Il nostro Barry Allen poi, indagando insomma per quanto riguarda questa fossa comune che ha ritrovato, ritrova anche un piccolo monile che sente, ha delle vibrazioni diverse rispetto alla realtà nella quale lui è.
seguendo queste vibrazioni cercherà, insomma, in qualche modo di raggiungere le vibrazioni di questo monile e si ritroverà catapultato all'interno dell'universo zagoriano e bonelliano. Dopo un incontro rocambolesco con Zagor e una bella scazzottata, secondo me anche narrata in maniera bellissima e spettacolare, con una regia del combattimento azzeccatissima, Zagor ha la meglio e sostanzialmente mette a terra il povero Flash, e qui già troviamo una scelta narrativa un pochettino particolare. Ci spostiamo di location e troviamo Grodd e Hellingen che stanno confabulando il loro super piano per sostanzialmente mettere fuori gioco Zagor e Flash e poter, insomma, conquistare, diciamo così, Darkwood e il mondo. I nostri due eroi, dopo, insomma, essersi chiariti, cercheranno di mettere a posto questa spaccatura temporale che hanno formato i due cattivoni dei loro rispettivi universi, utilizzando come, diciamo, parafulmine per questa spaccatura dimensionale Thunderman, che ha fatto in modo, insomma, di essere un po' il collante tra i due universi. Adesso vi do un po' le mie impressioni per quanto riguarda tutta la vicenda narrata da Uzzeo e Masi. Sinceramente l'idea di base mi è piaciuta, per come, insomma, i due universi comunicano fra loro e collidono. Quello che non mi è piaciuto è come i due scrittori abbiano cercato di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, quindi cercando di accontentare i fan di Zagor e parlare ai fan di Zagor e i fan di Flash. Il problema è che sono due personaggi che vivono in due contesti nettamente opposti, e questo non è un problema se vediamo i due universi collidere e comunicare, diciamo così. Il problema è quando narrativamente si cerca di fondere un fumetto che è bloccato agli anni 60 e 70 con un fumetto che è ambientato ai giorni nostri e si è evoluto man mano che, insomma, i nostri anni andavano avanti. La scrittura, infatti, del personaggio di Flash, secondo me, è fatta benissimo, è moderna, in linea con il personaggio, e anche la scrittura di Zagor è in linea con il personaggio. Però questo è un problema perché io non posso leggere nel 2022 ancora un fumetto dove gli autori mi raccontano che cosa sta succedendo nella vignetta. Insomma, mi sento non preso in giro, però tenuto per la manina dai due autori per la serie: vieni qua che ti accompagno io nella lettura. No, vedo benissimo che, ad esempio, il ragazzino sta parlando con Flash dopo che si sono incontrati, e non mi serve che tu mi scriva nella didascalia in alto che cosa sta succedendo, ok? Non mi serve che tu mi scriva che Zagor sta tirando un pugno, non mi serve che tu mi scriva quando cambi la scena, tipo in questo caso, che nel frattempo ai confini di Darkwood, all'interno della spaventosa montagna che dà il nome all'isola del Teschio, oscure forze tramano nell'ombra. Perché veramente mi sembra di leggere un fumetto degli anni 60, e con i disegni che ha e con la storia che mi sta raccontando è veramente un punto debole che stanca la lettura per quanto mi riguarda. Quindi questo è il primo difetto che ci ho trovato. L'altra cosa che invece non mi è piaciuta è il modo in cui, insomma, si risolve la vicenda, un pochettino a tarallucci e vino, un pochettino molto in maniera sbrigativa. Non mi ha fatto impazzire, ecco, come hanno deciso di gestire il finale soprattutto, e in generale lo scontro finale con i due cattivoni di turno. Secondo me è una storia che aveva del potenziale, iniziata molto bene, con delle buone basi, che però, come al solito, la Bonelli ha avuto paura di osare, perché secondo me comunque i due autori sanno scrivere, sono bravissimi nel farlo, ma hanno, secondo me, un problema di fondo, ovvero quello di avere a che fare con uno dei due personaggi che, per volere della casa editrice, è rimasto troppo ancorato, insomma, negli anni in cui è stato inventato. È un pochettino Zagor rinchiuso nella sua comfort zone, diciamo così, esattamente come Tex. Per far felici, insomma, i fan di vecchia data che ormai sono clienti abituali e acquistano abitualmente questo personaggio ogni mese in edicola, Bonelli ha, secondo
secondo me un pochettino paura di osare. Aveva fatto una bellissima miniserie che si chiamava Zagor le origini, che però insomma si è conclusa e non ha insomma portato nuova linfa al personaggio, perché sostanzialmente è rimasta ferma lì, e anche questa occasione che poteva dare nuova linfa insomma a questo personaggio, al di là di svecchiarlo graficamente grazie ai disegni bellissimi di Davide Gianfelice, insomma narrativamente è rimasto un pochettino ancorato a quelli che sono i suoi stilemi classici, e questo secondo me fa un pochettino a testate alla velocità e insomma alla novità che rappresenta Flash, che faccio presente è un fumetto che comunque va avanti anche lui dal tempo che fu, quindi comunque è un personaggio che si è evoluto nel mercato americano, che ha avuto i suoi reboot, i suoi remake, e si è evoluto, quindi funziona tuttora, nonostante insomma stiamo parlando di un personaggio velocissimo, che sostanzialmente la sua peculiarità è di correre velocissimo. Quindi secondo me il problema di questo graphic novel, di questa storia, è proprio l'incontro fra due personaggi nettamente agli antipodi. Uno che si è saputo insomma evolvere e si è saputo reinventare nel corso degli anni, e uno che è rimasto insomma ancorato a quello che era negli anni 60 sostanzialmente. Per il resto nulla da dire sui disegni, anche se verso la fine insomma nelle tavole finali ho visto che Davide Gianfelice ha perso un pochettino di colpi, soprattutto nel dettaglio, non so se è fatto apposta ed è voluto, ma comunque in qualche tavola il dettaglio si è un po' perso, viene salvato insomma secondo me dai colori fantastici del duo, scusate che lo rileggo, Matera Saponti, che ha fatto, ripeto, un lavoro egregio. E insomma, questo è quello che avevo da dire in generale su questo crossover. Non vi dico altro, andando più nel dettaglio, perché non voglio spoilerarvi la lettura. È una storia che consiglio insomma ai fan di Zagor, perché almeno leggete qualcosa di diverso sul vostro personaggio preferito e lo vedete un pochettino svecchiato. È una storia che consiglio anche ai fan di Flash, perché comunque è insomma un'occasione per vedere il vostro personaggio preferito in un contesto diverso. Non aspettatevi però insomma il capolavoro dei capolavori, è una storia godibile, è una storia che va letta insomma senza pretese, è una storia che però secondo me poteva essere sviluppata molto molto meglio e con idee soprattutto per il finale un po' meno anacronistiche che un'idea insomma come quella che hanno sviluppato Masi e Uzzeo, un po' troppo Power Ranger, ecco, diciamo così. Benissimo ragazzi, anche questo video finisce qui, grazie per aver guardato. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo primo crossover per quanto riguarda Bonelli e DC qui sotto nei commenti, sono curiosissimo di leggervi. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace per sostenermi, e se non l'avete ancora fatto ragazzi iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video di questa bruttissima faccia. Noi ci vediamo al prossimo video e per il momento ragazzi, bella lì!